Ciao a tutti ragazzi, sono Gimet e benvenuti in questo nuovo video. Bentornati sulla serie dedicata alla Calamity Mod. Come potete vedere, a richiesta di molti, è tornata la G-Cam. Sinceramente non so neanche perché l'ho tolta, forse volevo un po' variare, ma comunque credo che abbia generato il risultato opposto. Non la vedrete in questo video perché è stato registrato prima. Ho creato anche le grafiche per l'adrenalina e la rage che vedrete nei prossimi video e soprattutto, sotto richiesta di molti di voi, ho aggiunto le mod che sto utilizzando in descrizione. Quindi finalmente potrete vedere tutte le mod che utilizzo. Ricordatevi di il mio canale Twitch che trovate in descrizione, Gmet98, dove ogni domenica sera alle 8 e mezza ci sarà una live di un paio d'ore. Vi lascio a 4 ore di live ridotte a 20 minuti circa. Godetevi lo spettacolo. Vorrei poter craftare qualcosa con voi, la roba della Magic Storage. Mi sono preparato qua nell'inventario le cose che ci serviranno, almeno una piccola parte, però mancano ancora i diamanti. Ora vi sto portando verso il basso perché voglio prendere dei cuoricini che ho trovato, dello smeraldo perché ne ho solo 6 e a me ne servono 7. Come vedete qua a fianco ho un cuoricino che prenderò insieme a voi, spero di non esplodere come l'ultima volta. Ecco qua il vein miner che fa il suo sporco lavoro, lo smeraldo che abbiamo appena qua sotto, usiamo delle bombe perché ne ho 300, non per nulla ragazzi. Qua troviamo l'Extractinator, un suspicious looking eye che ci servirà per appunto evocare l'Eye of Cthulhu e una serie di roba che lootiamo. Ora attiviamo il suspicious. No. Visto che c'è la pozione attiva, mi cerco un paio di diamanti per velocizzare il processo. Diamanti io qua non ne vedo, vedo un bioma del marble. Io spero di non trovare altri Hermes Boots, perché saremo a 7, mi sa. No, io ho paura di aprire questa chest. Finalmente, qualcosa che non sono gli Hermes Boots. Ma non è che ho sbagliato mondo, raga. Dai, possiamo tornare in superficie. E qua abbiamo anche un Iron Skin Potion da conservare, raga. Ecco il diamond, uno solo però. Vabbè, chi va piano va sano e lontano. Mi avete detto, se non sbaglio, nella scorsa live, che nel bioma spaziale ci sono delle isolette molto carine. Quindi voglio andare assolutamente a visitarle perché io adoro queste cose. Tra l'altro, ora che trovo il goblin e spero di trovarlo, cioè possiamo sbloccarci tutto, raga. Ci sono i diamanti sulle isole. Andiamo sulle isole. Qua niente. No, 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 perché sto bruciando? Perché sto morendo? Raga, ma se vai troppo in alto prendi fuoco. Senza pelle d'ossidiana ci muori. Che palle. Ma perché se mi faccio un giro nell'inferno, apro due pot, mi trovo l'Obsidian Skin Potion. Sì, nell'inferno esplodo, muoio? Ditemelo ora, così non ci vado. Ti hanno droppato qualcosa, è leggendaria. Cosa mi hanno droppato? Quando? No, vabbè. Che cos'è sta roba? Ma è enorme. Holy Avenger, Vendicatore Benedetto. Le statistiche migliorano attraverso la progressione. Infligge il debuff Curse of Light, maledizione della luce. Arriva la Blood Moon, va bene. Dai, vabbè. Ma quanti nemici, raga, sono assurdi. Io, vabbè, non so che dire. Sono bloccato qua a fare questa Blood Moon. Questo cos'è? È una presa per il culo questa. Pure Life Cthulhu così a caso. Per fortuna c'ho sto coso che mi gira attorno. Poveri gli NPC che ora ci muoiono tantissimo. Se mi finisce magari questo schifo, c'è lo spawn rate moltiplicato per 125 miliardi. Ma com'è possibile? E quindi ragazzi, stavo dicendo, anche nell'inferno io decedo tantissimo. E i diamanti mi servono per fare la Magic Storage, in modo tale da poter mettere bene i miei oggetti, perché sinceramente già così non ci capisco un cazzo. Figuriamoci se vado avanti. E vorrei anche poter appunto vedere bene i crafting, eccetera. Andiamo nella giungla, va. Ecco il goblin, devo slegarlo. Avete visto che andare nella giungla sarebbe servito? Il mio istinto da terrariano. Rocket Boots, Tinker's Workshop e nient'altro. Ti aspetto poi a casa. Ok. Un altro drop importante, raga. Crow Carapace. Serve sempre per fare, se non sbaglio, ecco, l'absorber. E ne abbiamo un altro, bene. Prima di tutto possiamo craftare gli Spectre Boots. Eccoli qua. Mi sto rompendo il cazzo di dover farmare i diamanti. Cioè, io devo andare a cercarmi dei diamanti. Sto giocando moddato per non cercare ste cazzatine. E devo andare a cercare. Se batti l'occhio, ti droppa l'esagono viola che conta come diamante. Quindi mi stai dicendo che. Ma io ce l'ho questo. Là è un altro diamante, raga. Oh, che bello, dai. Se avere uno Shadow Diamond del King Slime. Sì, esatto. Stavo dicendo proprio quello poco fa. Quella macchina si trova anche in vanilla. Sì, l'Extractinator è della vanilla. Oh, un altro diamante. Oh. Su, perfetto ragazzi, ci siamo un attimo sbloccati. Ora andiamo a cercare il quadratino viola del boss. Sì, l'ho venduto.
mi incazzo. Che ho venduto. Ma perché vendo tutto, ragazzi? Ma perché ho questo vizio di me di vendere ogni cosa che ho? Per questo mi serve la Magic Storage. Vabbè, facciamo il componente principale, che se non sbaglio è il core. Con le barre di ferro e il legno possiamo craftare lo storage component. Ecco qua. Ora non posso depositare, perché se non sbaglio, 0 su 0. Infatti, sì, ho bisogno degli altri. Ecco questi. Storage unit. Ah, mi serve una chest. E poi silver. Ecco qua. Sì, ne ho tanto, ne ho tanto. Oh, storage unit. Ok, perfetto. Quindi se io questa la metto qua a fianco, apro, 0 su 40. Ecco qui. Possiamo già cominciare a depositare qualcosa, spero di non riempire troppo. E poi devo craftare anche l'altra interfaccia, però mi servirebbero altri diamanti. E ora non ne ho. Quindi teoricamente posso buttare tutto qua dentro, poi con la roba di crafting potrò fare tutto. Finalmente, ragazzi, almeno devo aprire 100.000 chest e sarà più veloce tutto quanto. L'aglet abbiamo. L'aglet for the wind dobbiamo craftare. Con i jungle token ne ho 14. Quanti ne servono? 25. Cavolo. Sta per risvegliare da solo. Altra casettina. Specchio. Un altro. Ne ho vista un'altra lì in basso. E poi saliamo. Lava charm. Ottimo. Oh, ma c'è la goblin army. Io cosa voglio fare con la goblin army in mezzo alle palle? Se mi sposto lì magari non mi danno neanche fastidio. Dovrei prendere le pozioni, però non ce la faccio così con tutto sto casino. Che sfiga. Che sfiga, raga. Beh, non ha senso, raga, neanche provarci. Ecco. No, raga, non le spreco le pozze. E invece le spreco. Quanto cazzo sono grosso, ragazzi? Godo Deathmond. The Eye of Cthulhu. Bella il nome della lore. Questo che cos'è? Alchemist Charm Tier. Ah, quando è nel tuo inventario tu hai una chance bassa di consumare pozioni. Poi abbiamo degli sconti dall'alchemist, dal brewer, dal young brewer. E i buff durano il 10% in più. Bene. È da mettere nell'inventario allora insieme alla lore. Vabbè, la lore non so anche cosa faccia. Place an inventory for night vision at night. Però la tua visione è ridotta durante il giorno. Vabbè, lo togliamo. Treasure bag. 3, 2, 1, boom. E abbiamo The Victory Shard. La Counter Scarf, che è bello questo oggetto, ragazzi. Finalmente le mie abilità di movimento sono migliorate. Posso schivare un attacco ogni, mi pare, 10 secondi con la Counter Scarf. Comunque, a questo punto, raga, andiamo anche a fine di farmare i token. Ecco qua, nota jungle token. Perfetto, 25, torniamo indietro. Craftiamo l'Anglet of the Wind. Prendiamo l'Aglet e ci craftiamo i bellissimi Lightning Boots. Eccoli qua. Pam, li equipaggiamo. Sono usciti wild, dovremmo riforgiare anche questi. E niente, perfetto. Troppo in ritardo.
Boom. Easy. Easy. E non me li droppa più quei fragment. Vabbè, comunque ce lo siamo rifatti di nuovo bene, tranquilli. Droppa solo la prima volta il boss. Avrei dovuto avere quelli del King Slime, ragazzi. Purtroppo li ho venduti. Crabo non lo skippare che trovo un potenziamento permanente all'adrenalina. Non abbiamo ancora trovato un bioma dei funghi, ragazzi. Ah no, invece sì, eccolo qua. Ok, Crabulon, come si spawna Crabulon? Vediamo un po'. Decapottita Sprout. Che si crafta con 25 funghi presso un Demon Altar. E facciamolo, dai. Eccola qua, che bella. Questa visione celestiale, tutte le pozioni. Sì, dai, facciamoci la scorta. Così andiamo sul sicuro con questo Crabulon. Obsidian skin. Bene, bene, raga. E possiamo anche andare su in aria. Ma sì, dai. No, perché mi spawna qua? Ok, scendi in basso. Bravissimo, Crabulon. Ok, il danno è abbastanza alto. Quello che mi fa, intendo. No, vabbè. Quell'attacco è inevitabile, raga, assurdo. No, 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 no. Ci arriva. Forse dovevo farla un po' più alta. Ho l'impressione che mi serva più DPS. Faccio poco danno. La vedo molto male. Uff. No, no, dovevo prenderlo due volte quell'attacco. Vabbè. L'ho sottovalutato. Non era così prima. Non me lo ricordavo così. Ok. No, no, raga, no, 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 no. Dai che è fatto, dai che è fatto. Raga. Bene, bene, una volta capito il moveset non diventa così impossibile. Treasure bag, 3, 2, 1, boom. Ok, questo dà un bel buff alla rage appunto, come mi avete detto. E lo prendo, perfetto. Questo è rogue. È velocissimo. Magari fosse melee. Fungal clamp. Evoca un fungal clamp a combattere per te. Vediamo un po' com'è. Ah, bene. Lo metto a posto della media spark, tanto ha lo stesso scopo, fare danno. Missilial close. Ma sempre una roba da vicino. Insanely fast speed, però 18 mili damage. Mamma mia. Vabbè. Si incastra ovunque sto cavolo di boss. Ok. Rischio di fallirla, davvero.
Ok. Perfetto. Apriamo la treasure bag. E niente. Non abbiamo purtroppo quello che cercavamo. Sì, ma di notte poi congelo. Sì, vabbè. Qua c'è un'isoletta della giungla. Va bene. Qua c'è l'isoletta normale, diciamo. Favolosa questa. Ah, un'altra di questo tipo. Ma sono bellissime, ragazzi. Guardate questa isoletta con le gemme. Questa invece col rubino. È diverso. Forse non ce ne sono più. Ma devo andare dall'altra parte. No, penso siano finite. Cioè, tutte queste qua con le gemme non mi hanno dato niente. Vediamo dall'altro lato. Raga! No, vabbè, è un pianeta. Qua c'è il core principale con la lava, bellissimo. È bellissimo. Qua un sacco di planter box con le airbag. Ok, bene. È favoloso, ragazzi, mi sta piacendo un sacco. Penso non ce ne siano più, a parte qualche isoletta volante, questo è un laghetto. Penso che siano finiti i pianeti. No? No, vabbè. Ragazzi, se non sbaglio qualcosa ho letto riguardo a questa roba. Ed è l'isoletta a tema della corruption. Quindi con la corruzione opposta a quella che abbiamo nel mondo. Sì, vabbè. Ecco qua. La cosa più divertente di tutto questo è che in 4 ore di live quasi non siamo riusciti a trovare 3 diamanti. E questo è il bello. Ok, finito il mondo. Voglio avere tutto sotto controllo ora. Cioè, avere tutto perfetto. Oh, 3 diamanti. Ok, ci sta. Ve l'ho detto che una botta di culo usciva. Mi serve Sapphire. Ah, Component, ok. Tac. Ce l'abbiamo fatta! Dopo 4 ore, ragazzi, finalmente! Dovete dare altre 4 ore per capire come cazzo funziona. Perfetto, ragazzi, il video è giunto a termine. Mi raccomando, se avete qualcosa da scrivermi, consigli, eccetera, eccetera, potete tranquillamente commentare. Io risponderò e guarderò tutti i commenti. Comunque, spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, se è stato così, lasciate un like e commentate. Da Gmet è tutto, ci vediamo al prossimo video e ciao a tutti!